Visto a fronte però di un boom di prenotazioni, tutto sold out per la settimana di Ferragosto, il comparto turistico si scontra con una realtà che poi di fatto diventa un ostacolo, ovvero mancano 22.000 lavoratori stagionali. Ne vogliamo parlare con il nostro ospite in collegamento, Alessandro Ramazza. Buongiorno, presidente di Assolavoro. Buongiorno a voi. È un problema questo dei 22.000 lavoratori stagionali, camerieri, receptionist che mancano? Sì, è un problema per il settore del turismo. Ci sono anche altri settori che sono in grave difficoltà, come quello del settore aeroportuale, per esempio, che ha fatto annullare molti voli aerei. La ragione sta in molti fattori. Primo è che durante la pandemia si sono perse delle professionalità, le persone sono state lasciate a casa e hanno cercato altra occupazione, altre soluzioni. Non è un fenomeno solo italiano, negli Stati Uniti, nel resto d'Europa è la stessa cosa. A questo bisogna aggiungere che l'Istat, per esempio, a fine giugno ha certificato che il tasso di occupazione in Italia è ai massimi da 15 anni a questa parte, siamo quasi 24 milioni di occupati e quindi c'è stata una ripresa dell'occupazione, le persone che lavoravano in questo settore probabilmente hanno trovato altre occupazioni. Presidente, secondo lei qualcuno dice che una responsabilità potrebbe averla anche il reddito di cittadinanza che in qualche modo non incentiva molti giovani e molte professioni ad imbarcarsi in questi lavori. È davvero così? Beh sì, si sostiene molto questa tesi. In una certa misura è probabile che ci sia questo aspetto. Dobbiamo però tenere conto che appunto non è un fenomeno solo italiano, anche nei paesi dove non c'è il reddito di cittadinanza la situazione è analoga, quindi avrà certamente una qualche ragione, ma se prendiamo per esempio due regioni come il Veneto e l'Emilia Romagna che hanno un grande afflusso turistico e una grande industria dell'accoglienza, beh, queste regioni hanno dei tassi di disoccupazione intorno al 4%, che significa piena occupazione. Inoltre dobbiamo ricordare che questo è uno dei settori con i salari più bassi. Ecco, appunto, volevo chiederle anche questo. Sì, questo è uno dei settori con i salari più bassi e non solo, bisogna anche tener conto dell'organizzazione del lavoro. Qua si lavora di sabato, di domenica, durante le vacanze estive. Questo è un lavoro che si fa quando gli altri si vanno a divertire. Quindi chiedere ai giovani di fare questa cosa ha una certa difficoltà. Ecco. Vorrei sottolineare quindi che i fattori sono innumerevoli e bisognerebbe lavorare anche su un altro elemento, che è quello di una razionalizzazione dei flussi migratori, uscendo da approcci ideologici di qualsiasi genere. Grazie ad Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Noi ci spostiamo.